Certe volte potremmo trovarci in condizioni in cui Lightroom non sia particolarmente performante, con alcuni lag, alcuni rallentamenti, eccetera, cosa molto fastidiosa. I motivi sono molteplici, a cominciare magari dal nostro hardware non particolarmente recente, a aggiornamenti che non sono stati fatti, o anche solo il tipo di file che andiamo a modificare, perché un file Sony o un file Fuji o un file Canon vengono elaborati in Lightroom in maniera completamente diversa. Ci sono comunque degli accorgimenti che ci possono aiutare anche in maniera veramente sostanziale ad aumentare le performance del nostro Lightroom. Beh, prima di continuare, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividere, dare un'occhiata a tutti i link che trovate sotto in descrizione. Se volete supportarmi col mio canale, dateci un occhio, perché veramente potreste trovare qualcosa di veramente utile. Prima di trasferirsi al computer per andare a vedere materialmente delle cose più nello specifico, ci sono degli accorgimenti basilari che possiamo tenere presente per ottimizzare il nostro Lightroom. Teniamo presente che Lightroom grosso modo necessita di circa 12 giga di RAM per funzionare in maniera ottimale, quindi se ne abbiamo di meno, ecco che i rallentamenti possono essere un pochino più visibili. Ovviamente tra le cose che vengono sempre straconsigliate, ma bene o male per tutti i software, è mantenere il sistema aggiornato, mantenere i software aggiornati. Nel momento in cui utilizziamo Windows, anche mantenere, molto importante, i driver della scheda video assolutamente aggiornati. Quindi tenere tutto il più aggiornato possibile per ottimizzare appunto l'esecuzione del nostro Lightroom. Poiché Lightroom è un software che continua ad andare a leggere e scrivere sul nostro disco, è importante capire che spostare la libreria, non necessariamente le foto, ma la libreria, con le anteprime, ed è molto consigliato tenere anteprime e libreria nello stesso disco, ecco, spostare il tutto su un disco particolarmente performante. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. Io ho spostato la mia libreria di Lightroom con la libreria di anteprima su un disco a parte, un disco NVMe USB 4, quindi la performance maggiore che si possa utilizzare, ottenere oggi, insomma, con i dischi di ultima generazione, o comunque spostarlo su un disco magari SSD, USB 3, un disco, diciamo, che possa dare veramente alte performance. Questo snellisce il lavoro di Lightroom e favorisce, insomma, il flusso di dati. Io appunto ho scelto questo tipo di soluzione, ho un disco da 2 terabyte NVMe USB 4 dedicato esclusivamente ad anteprime e libreria, quindi non c'è null'altro, e quindi non mi preoccupo nemmeno di avere, come dire, delle anteprime particolarmente generose con dei file molto grossi, ma questo lo andremo poi a vedere in tutte le varie caratteristiche che possiamo sfruttare per appunto ottimizzare il nostro Lightroom. E adesso ci spostiamo al computer per vedere nello specifico quali sono i passi per ottimizzare il nostro Lightroom. Prima di iniziare con i vari menu e con le opzioni accessibili per ottimizzare Lightroom, teniamo presente una situazione che è comune, credo, a tutti gli utilizzatori di Lightroom, cioè che praticamente si utilizza l'applicazione a schermo intero per avere, insomma, la visione delle immagini, dell'insieme delle immagini, in una maniera sicuramente più d'impatto, anche per andare a analizzare meglio le fotografie o la fotografia. Ecco, tenete presente questo: utilizzare la Lightroom a schermo pieno riduce le prestazioni di Lightroom stesso, quindi se vogliamo possiamo, per aumentare un pochino le prestazioni, diminuire la nostra finestra, quindi lavorare con una finestrella un pochino più piccola e le prestazioni aumenteranno notevolmente. Nel momento in cui andiamo ad importare delle fotografie, è conveniente nella generazione delle anteprime non utilizzare le versioni standard o incorporate collaterali o minime delle anteprime, ma direttamente quelle 1:1. La generazione delle anteprime 1:1 è molto lenta, quindi richiederà tanto tempo, soprattutto se dovrete importare tante foto, ma le anteprime 1:1 incorporano automaticamente le standard
e le minime sono quelle utilizzate dalle miniature praticamente che andiamo a vedere nelle varie griglie, ma avendo le anteprime già generate uno a uno, nel momento in cui andremo a zoomare o comunque a manipolare la nostra fotografia, Lightroom non le dovrà generare a parte per singola fotografia nel momento in cui andremo a selezionare la nostra fotografia, ma le avrà appunto già generate, quindi ne risulterà un workflow, un flusso di lavoro molto più snello rispetto appunto alle anteprime standard, che comunque ovviamente occupano anche molto meno spazio. Il consiglio poi è anche nelle impostazioni catalogo, nella gestione file, praticamente non mettere l'eliminazione automatica delle anteprime 1-1, praticamente tenerle sempre attive. Questo in funzione anche del fatto di avere un disco apposta, come ad esempio faccio io, in cui ci sono soltanto le anteprime e ovviamente la libreria di Lightroom. Sempre nelle impostazioni di catalogo nella gestione file, è conveniente utilizzare come lato maggiore anteprime standard, io ho impostato auto, il lato maggiore praticamente della risoluzione del vostro schermo. Conviene utilizzare questa dimensione e non una dimensione maggiore, proprio per non appesantire Lightroom nel render della immagine. Anche come qualità di anteprima è conveniente utilizzare un'anteprima bassa o media. Sappiamo benissimo che ogni modifica che andiamo a fare alle nostre fotografie viene memorizzata nel file di libreria di Lightroom, però Lightroom genera anche un file che si chiama XMP. Che cosa fa questo file? Non fa altro che tenere a memoria tutti i cambiamenti che vengono fatti nelle singole fotografie, come ad esempio la rimozione degli occhi rossi, per dirne una, di modo che queste modifiche vengano tenute presenti anche da applicazioni di terze parti, come ad esempio Adobe Bridge. Possiamo disabilitare questa funzione andando in impostazioni catalogo, in metadati e rimuovere il flag su scrivi automaticamente modifiche in XMP. Questo cosa fa? Fa sì che Lightroom non continui ad andare a scrivere queste modifiche appunto nel file XMP, e quindi si alleggerisce un pochino di più Lightroom nelle sue funzioni. Una cache molto generosa di Camera Raw in Lightroom può dare delle grandi Una cache generosa in Lightroom può portare a snellire tutte le sue funzioni e l'esecuzione appunto di Lightroom stesso. Quindi cosa facciamo? Possiamo andare in preferenze e qui impostare una dimensione di cache massima molto elevata. Io ho impostato 40 giga di cache. La realtà è che in molti hanno riscontrato che oltre i 20 gigabyte di cache hanno portato insomma ad avere dei grossi benefici appunto in Lightroom. Già che ci siamo in Camera Raw, una cosa molto importante è l'utilizzo del processore grafico. Di default io sto utilizzando un Mac Mini M1, l'utilizzo è di default automatico, ma ci si è accorti che con un sistema automatico di gestione del processore grafico ci sono dei rallentamenti, quindi molti hanno riscontrato che impostare in personale e utilizzare la GPU per l'elaborazione dell'immagine porta a dei benefici. Diciamo che a seconda anche del tipo di computer che si sta utilizzando è consigliabile provare a impostare su automatico, su personale o su disattivato questa funzione. Una cosa da testare, i cambiamenti sono veramente enormi, quindi è consigliabile insomma provare sul proprio computer qual è la configurazione migliore. Se utilizziamo spesso Lightroom, il nostro catalogo viene più volte scritto, modificato, eccetera. Quindi magari un controllo e uno snellimento del nostro catalogo fanno sì di aumentare le prestazioni del nostro Lightroom. Come funziona tutto ciò? Beh, è molto semplice, basta andare su File
e cliccare su ottimizza catalogo. Ci dirà quando l'ultima volta è stato ottimizzato il catalogo. Nel mio caso si può vedere il primo di gennaio alle 17:47. Bene, cliccando su ottimizza comincerà questo processo di ottimizzazione del catalogo, che potrebbe, come dice Lightroom stesso, durare alcuni minuti. La realtà è che potrebbe durare veramente tanto tempo, quindi il consiglio è di lanciare questa funzione, che comunque ogni tanto può essere tranquillamente utilizzata, magari non tutti i giorni, però magari una volta alla settimana, nel momento in cui andiamo a utilizzare Lightroom effettivamente tutti i giorni. Questa operazione potrebbe effettivamente richiedere veramente tanto, quindi non utilizziamola nel momento in cui dobbiamo, insomma, mettere mano alle nostre foto. Lasciamo andare il tutto. Alla fine Lightroom ci indicherà che il catalogo è stato ottimizzato. Beh, adesso aspetto pure io che vada avanti. Ricordiamoci che Lightroom non è concepito per centinaia di migliaia di correzioni. Per cose di questo tipo possiamo ben pensare di utilizzare altri sistemi, come ad esempio Photoshop. Quindi cosa succede? Nel momento in cui andiamo a fare troppe regolazioni, cosa succede? Che la storia delle nostre regolazioni tende ad ingrandirsi e quindi ad appesantire anche il catalogo e l'elaborazione della foto stessa. Quindi il consiglio è, nel momento in cui ci ritroviamo delle foto con veramente tante regolazioni, ecco, mettere mano alla storia e cancellare la nostra storia. In questo caso andiamo a alleggerire il nostro Lightroom. Come ultimi consigli finali, non esageriamo con i predefiniti. Magari ci capita di acquistare dei predefiniti online e quindi si arriva il nostro Lightroom e ci troviamo veramente centinaia di predefiniti. Attenzione, perché Lightroom genera le anteprime per ogni predefinito, quindi questo può appesantire effettivamente l'esecuzione del programma. Stiamo un pochino più indietro con i nostri predefiniti e andiamo a inserire all'interno di Lightroom soltanto quelli che andiamo realmente ad utilizzare. Inoltre c'è da considerare una cosa per alleggerire il più possibile il nostro software, cioè di utilizzare un certo criterio, un certo workflow per andare a snellire, insomma, l'operato del software. Innanzitutto esiste un ordine di sviluppo della nostra fotografia, e l'ordine consigliato per non appesantire Lightroom e per avere un nostro workflow molto più veloce è questo: rimozione degli spot, quindi rimozione delle macchie, correzione della geometria, come anche la correzione della nostra lente, e le correzioni in quelle globali, come ad esempio l'esposizione, il bilanciamento del bianco, eccetera, per andare poi a lavorare sulle correzioni locali, come ad esempio i filtri graduati, i pennelli, eccetera. E in ultimo i dettagli, cioè ad esempio la nitidezza della nostra fotografia o la riduzione del rumore. Questo è, diciamo, il flusso di lavoro ideale per sfruttare al meglio Lightroom. Come avrete notato, piccoli accorgimenti che possono veramente fare grosse differenze in Lightroom. Ditemi se li avete provati, se li avete già provati, se avete già avuto modo, insomma, di utilizzare alcuni di questi piccoli tip per ottimizzare il vostro Lightroom. Inoltre vi ricordo, come solito, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividere, insomma, cose importanti per il canale. Se mi volete supportare, vi ricordo, ci sono un sacco di link sotto in descrizione, non messi lì a caso, quindi dateci un occhio, sono tutti sotto. Noi naturalmente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.